se la squadra non la segue, e per non fare le figuracce, visto che qui è il terzo allenatore, i giocatori continuano in questo modo. Io non voglio pensare a questa cosa, io sono qua per, sono venuto qui per, prendendomi le responsabilità che fino a martedì chiaramente non erano mie, ma nel momento in cui io accetto le responsabilità diventano mie, e quindi la Ternana, i giocatori della Ternana diventano i miei giocatori, la Ternana diventa la mia squadra, e quindi in maniera molto con personalità, con voglia di fare, cercherò di migliorare questa situazione, ma senza l'aiuto dei giocatori non voglio pensare a quello che succederà, non mi interessa, non sono venuto per soldi, non sono venuto, la mia risposta alla chiamata di contratto abbiamo parlato un giorno e mezzo dopo, non me ne fregava niente, quindi credo fermamente che questa squadra ha la possibilità di rialzarsi vuol dire ricominciare a fare punti, quindi io dato che non sono un coglione non vengo a dire arriviamo primi, secondi, terzi, quarti, quinti, sesti, no, la classifica parla molto chiaro, e quindi un passettino alla volta, parlare a vanvera non serve a niente, no? L'ho già fatto 20 anni fa, ho fatto una cazzata, quindi voglio dire, ho detto che sono un'altra persona, e quindi cazzate io non ne devo dire, io devo lavorare e la squadra deve lavorare con me, dandomi la massima disponibilità e ritrovando il piacere di giocare a calcio, perché in questo momento, nel secondo tempo, io ho visto poco piacere di giocare a calcio. Nel primo tempo la squadra è rimasta in partita, rischiando, creando, perché abbiamo avuto 2-3 occasioni con Frediani, con Marilungo, la punizione che l'abbiamo ribattuta noi, con Bifulco, scusate. Però poi non puoi prendere al 46esimo gol, non lo puoi prendere, sono i minuti più importanti, quando inizi la partita e quando inizi il secondo tempo. E lo storico della Ternana, dice che tante volte è capitato, e se è capitato tante volte è un problema di testa, perché lì si è fermi ancora. Hai recuperato energie fisiche e mentali, e quindi la capacità di un calciatore deve essere quella di riaccenderti immediatamente. Quindi, però, ritornando alla domanda, non è il mio pensiero quello. Io sono sempre stato, nelle mie esperienze di allenatore, disponibile a tutto, quindi non voglio pensarci, voglio dire, sono arrivato domani a momenti e già devo pensare a... Ma non sarebbe bello per nessuno, per i giocatori sarebbe mortificante, sarebbe cambiare tre allenatori è mortificante, no? Io sono il terzo, se sono il terzo vuol dire qualche problema questa squadra ce l'ha. E quindi non voglio neanche parlarne, perché non, il mio obiettivo è quello di risollevare il più velocemente possibile. Sapevo che era una situazione complicata, se no non sarei stato chiamato io come terzo allenatore, lo sapevo. Ho toccato con mano, qualcuno dalla tribuna mi ha detto mister chi te l'ha fatto fare, me l'ha fatto fare la voglia di allenare, la voglia di, e il credere in questa squadra. L'ho detto ai giocatori, lo ridico anche a voi, così almeno non poteva capitare una situazione migliore con una squadra di questo tipo, che è stata costruita per determinati obiettivi, che però si trova a dover lavorare per altri, e questo è difficilissimo. Qui ci vuole palle, ci vuole personalità e ci vuole determinazione, che se non vengono fuori poi dopo ti trovi in situazioni dove non sei abituato, e cambiare obiettivo in corsa non è semplice. Pensavo al coglione, no. A parte gli scherzi, certo. Se la malizziamo. Per forza, perché sennò che facciamo? Allora, dicevamo, all'inizio del secondo tempo non si può prendere gol, però è stato preso. Certo. Punto. Primo tempo, anche sfortunati, la traversa, quel gol ha cambiato qualcosa, la squadra è cambiata così e così, la luce si è spenta, non è stato fatto più niente, un nervosismo incredibile, cioè cosa è stata? È stato sfiducia per il gol preso, la bussola persa, qualche altro problema, cosa può essere successo? No, il limite è evidente che nel momento in cui subisci e prendi gol, la squadra si spegne.
questa non dovrebbe, non dovrebbe spegnersi, non dovrebbe spegnersi, e io sono qua apposta per cercare di fare in modo di che i giocatori non si spengano. La partita dura 100 minuti e quindi non va bene, non possiamo permetterci di giocare un tempo, non basta. Non basta. Provocare, ma anche un rigore causato in quel modo è, insomma, via, è sintomo di, è sintomo di poca serenità. Sì. Voglio essere molto molto diplomatico. Diplomatico. È sintomo di poca serenità, perché un conto è essere 1-0 e giocarti fino alla fine la partita, un conto è... Poi imparerete a conoscermi. Quello che dico qui, parlando dei miei giocatori, lo dico anche a loro, perché l'errore non vuol dire colpevolizzare e ammazzare qualcuno, l'errore vuol dire analizzarlo e cercare di non fare più quell'errore. Ce ne saranno altri, ma quello non bisogna più farlo. Senta, questa è una squadra, l'ho detto anche lei, costruita per giocare, giocare anche a palla a terra, quindi per passeggiare anche possibilmente. Adesso deve cambiare vestito, deve cambiare abito, ma i giocatori sono gli stessi. Mi pare che questa possa essere la cosa più complicata da fare, visto che oggi c'è da fare i punti in qualche modo, in qualsiasi modo. Ha fatto una domanda molto intelligente, molto intelligente. Quando le caratteristiche ci sono, no? Per fare il calciatore devi avere qualche caratteristica, qualche qualità spiccata. Questa squadra, se no non puoi fare il calciatore a certi livelli. Questa squadra ha queste qualità, ha queste caratteristiche, quindi cambiargliele diventa difficile. Quindi noi dobbiamo trovare il giusto mix, io devo trovare il giusto mix, che è quello di mantenere, di far emergere quelle che sono le qualità, cosa che oggi abbiamo fatto molto poco, perché alla fine è stata una brutta partita, è stata una partita nervosa la nostra, no? Dove siamo rimasti in partita nel primo tempo con grinta, con cattiveria, con determinazione, però poi dopo, nel momento in cui c'è una situazione che non va nel modo che tu speravi, non puoi perderti, non puoi perderti, e allora lì ci vuole capacità di lettura. La partita non è più quella. La partita diventa una partita dove tu devi giocare in modo diverso, devi far vedere le tue qualità, devi sforzarti di far vedere le tue qualità. E cosa vuol dire? Prendersi le responsabilità. Nel primo tempo, due o tre circostanze, no? Non solo quelle delle occasioni da gol, si è visto che la squadra ha provato, no? Perché la palla di prima, spalle al giocatore, no? Tentativo di andare veloci, a ribaltare l'azione. Certo. Quindi evidentemente nel DNA c'è questa capacità, questa voglia di giocare. Però è successo per un tempo, in parte, perché poi anche l'inizio del primo tempo è stato un po' un inizio del secondo. L'inizio del primo tempo era. Ci avevano ancora addosso. Poi alla prima situazione dove siamo stati pericolosi, la squadra si è un po' liberata e siamo riusciti a avere le occasioni, pur contro una squadra che si è dimostrata forte in questo momento. In quell'occasione, certo. Ha accusato l'occasione, certo, certo, certo. Perché si è frenata, è andata più spavalda come all'inizio. È chiaro. Però noi dobbiamo fare con i giocatori che abbiamo, con gli esterni che abbiamo. I nostri esterni oggi gli ho chiesto di sfidare l'avversario, di sfidarlo, puntarlo, e l'abbiamo fatto. E allora è inutile che abbiamo tutti questi esterni che sono bravi, che hanno questa qualità, se poi non ci mettiamo nelle condizioni e non mettiamo nelle condizioni questi giocatori di sfruttare le loro qualità. Quindi l'obiettivo mio è quello di trovare la giusta via di mezzo, che deve essere quella di sì, essere maschi, perché poi il calcio è uno sport dove bisogna avere le palle. E in più far emergere quelle che sono le qualità, ma velocemente, perché non abbiamo tempo, velocemente, quindi bisogna fare alla svelta. Io non so se in una situazione come questa sia molto importante il modulo che uno adotta. L'ho detto ieri, infatti. Credo un po' di importanza ce l'abbia, ma non sia determinante. È come interprete. Però, se non ho visto male, ad un certo punto del primo tempo si è messa a 4 al centrocampo. No, nel secondo tempo. Noi
andavamo in fase difensiva nella costruzione loro 4-2-3-1 per non avere, per non andare in difficoltà nelle uscite, e in fase di possesso nostra eravamo col 4-3, mentre nel secondo tempo, quando ho cambiato, quando ho messo dentro Frediani e Boateng, siamo messi 4-4-2, ma perché con vantaggiato, perché abbiamo bisogno, avevamo, almeno la mia lettura è che avevamo bisogno di un po' più di giocatori che riempissero l'area, che provassero a riempire l'area avversaria. Noi arrivavamo poco e quando arrivavamo non coprivamo, non riuscivamo a coprire bene l'area, non riuscivamo a essere numericamente importanti per poter determinare. E allora non ha senso giocare in quel modo se non riusciamo a arrivarci. Il cambio di Furlan, io pensavo cambiasse il Bicucco, che avevo visto un po' le ha optato per Furlan. C'è un motivo particolare? No, io mi aspetto tanto da questi giocatori, mi aspetto tanto, tantissimo. E quindi avevo in panchina altri due esterni, subito dopo ho tolto il Fulco, quindi è stata una scelta in quel momento e io mi aspetto tanto da loro, mi aspetto proprio tanto. Sia che continueremo a giocare con le tre punte, quindi con questi due esterni, sia se giocheremo con un tre quarti e due punte, le due punte possono essere vantaggiato Marilungo, vantaggiato Boateng, oppure una punta e due sottopunte, vediamo. Però ripeto, posso stare qua a dire tutti i numeri del mondo, la Ternana ha fatto tutti i sistemi del gioco quest'anno, tutti li ha fatti, tutti quanti, e quindi non è come io vi metto in campo, come vi segno sulla lavagna, perché nel momento in cui la palla si muove ci vuole l'interpretazione del ruolo nel momento in cui hai la palla. La voglia di voler determinare. Rispetto a questo, quando lei diceva giustamente ho dato ordini agli esterni di fare un certo tipo di lavoro, però di fatto almeno a centrocampo pure sai che è mancato qualcosa nella distribuzione di alcuni palloni. La cosa che mi è piaciuta meno di tutti è quella che non si è avuto la personalità nel momento in cui si recuperava palla di provare a giocare e io non posso permettermelo con i centrocampisti che abbiamo, non posso pensare che un ragazzo a 99 mi faccia una partita di cuore, che colpisca di testa e che contrasti e che faccia regista. No, ho bisogno di tutti, ho bisogno che il ragazzo del 99 che ha fatto molto bene fino adesso sia spensierato, perché se inizia a offuscarsi la testa anche lui diventa problema, no? E però ho bisogno di tutti. Quindi la cosa che mi è piaciuta, non mi è piaciuta per niente, è la non capacità nel momento in cui soprattutto siamo andati in svantaggio di giocare. Non si può sempre rinviare, non si può perché abbiamo giocatori offensivi che non vanno a fare la guerra di testa, non c'è Montalto dell'anno scorso, no? Che andava a fare la guerra, quindi parliamoci, intendo quelle che Montalto perché era qua e quindi quelle caratteristiche. E tanto poi ritorna, velocissimo ritorno. Bisognerebbe capire quello, però ci vogliono gli attributi che ritorno. Si pesa. Io non ho né figli né figliastri, quindi tutti devono essere pronti a giocare o a non giocare. E se giocano 10 minuti, a dare tutto in quei 10 minuti. Se no, ripeto, e dopo cercherò di non dirlo più, non ha senso che ci siano tre allenatori. Vuol dire che qualche problema c'è. Se sono il terzo, ripeto, qualche problema. Dico bene? Grazie, buonasera.